ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un grave danno inferto al cuore del centro di San Benedetto la notte di sabato. Dei vandali armati di mazzette, di martelli, hanno distrutto le balaustre del corso. Sono adesso recintate. Non è il primo caso di questo genere. Pensate, una settimana fa invece in pieno centro delle automobili, delle vetrine sono state coperte da catrame. La notte qui è sempre un macello. Io lavoravo qui al Gardino, ho lavorato 7 anni. La mattina presto, quando veniva all'ora, stragliati sul ponte, litigavano, tutti ubriachi come pazzi, è una cosa proprio insostenibile. Cioè, troppi ragazzi in giro la notte. I tempi miei non succedeva perché alle 10 della sera il massimo doveva stare a casa. Ci stanno formando delle baby gang e noto che le forze dell'ordine non stanno perlustrando a dovere. Secondo me ci vorrebbe più perlustrazione del territorio da parte delle forze dell'ordine. I genitori oggi non controllano adeguatamente i figli. Fine settimana è un problema dappertutto. E come si risolve? Come si risolve? Ritornando all'educazione di un tempo. Rispetto, un po' di senso civico, una materia che l'hanno tolta dalle scuole e adesso non ci possono rimettere più le mani. Come vi spiegano? Ci vuole un po' di controlli. Dal momento che succede bisogna controllare. Ma ci sono poche forze dell'ordine la sera? Io non ne vedo manco una. Tutti siamo stati giovani, i tempi cambiano. Quando eravamo giovani noi stava la pizzeria Osvaldo, una pizzetta, un panzerotto e una bottiglia di spuma. Oggi invece sono diversi. Troppo? Direi troppo. E pensare che fino agli anni 90 le balaustre erano un punto di vivace ritrovo della gioventù sanbenedettese, come ricorda una cittadina. Si sedeva tutti sopra, praticamente quando eravamo le compagnie in passato di 50 persone e ci si sedeva tutti sopra le balaustre, quindi è un peccato che l'hanno rovinate. Erano dei punti di ritrovo? Sì, esatto. E adesso non ci sono quasi più perché si mettono tutti lì, ragazzi. Non solo in centro. Nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio dei giovani, identificati dalle videocamere, hanno provocato danni alla struttura della Infoservice Basket San Benedettese in zona Cerboni. La società sportiva ha prontamente riparato quanto distrutto, anche se permangono alcuni segni delle infrazioni.